Si è chiusa alle 11.30 l'udienza per insolvenza della vecchia Banca Etruria, che si teneva di fronte alla sezione fallimentare del Tribunale di Arezzo e di fronte anche alla presidente del Tribunale di Arezzo, Clelia Galantino. La Corte si è riservata sul merito e sulla costituzionalità del decreto, quello emanato il 22 novembre scorso, cosiddetto salvabanche. A chiedere lo stato di insolvenza era il PM Roberto Rossi. Tra i convocati Lorenzo Rosi, ex presidente di Banca Etruria, che si è fatto rappresentare dall'avvocato Michele Desario. È stato lui a presentare una memoria chiedendo l'incostituzionalità del decreto. Bisogna prima aspettare la sentenza. È ovvio che in un senso o nell'altro la decisione del Tribunale di Arezzo verrà impugnata in Corte d'Appello a Firenze, perché se dovesse essere accolto il ricorso gli esponenti faranno sicuramente opposizione, se dovesse essere respinto il ricorso mi aspetto che la procedura, quindi il commissario liquidatore, farà a sua volta reclamo. Non c'è un tempo, ma è una cosa molto delicata, io mi aspetto che non sarà di oggi pomeriggio ma neanche tra 15 giorni. Presenti Riccardo Sore e Antonio Pironti, due commissari di Banca Italia che hanno guidato l'istituto nel periodo del commissariamento. Il commissario liquidatore Giuseppe Santoni, che di fatto aveva presentato la dichiarazione di insolvenza il 28 dicembre scorso, era presente ed ha portato all'attenzione della Corte tutti i numeri della vecchia Banca Etruria. Non è stata invece ammessa la memoria presentata qualche settimana fa da Vincenzo La Croce, Associazione Amici di Banca Etruria, che conteneva anch'essa i numeri dell'ultimo bilancio della banca. A mio giudizio l'incostituzionalità c'è, sia perché viola l'articolo 3 per i diritti d'eguaglianza, sia perché viola in particolare l'articolo 47 della Costituzione sulla tutela del risparmio, ma veramente il problema è questo. Banca Etruria aveva ancora al 22 novembre un patrimonio positivo per 22,5 milioni. I 580 milioni che hanno sono stati tutti, risulta dagli atti del commissario, e tutti svalutati dalla Banca d'Italia. Quindi a noi questo risulta dalle carte, non è che sto inventando cifre oppure no. Allora Banca d'Italia sicuramente potrà trovare, anche perché la direttiva sul bail-in prevede altre modalità proprio per il salvataggio delle banche, invece hanno scelto assolutamente la peggiore. Durante l'udienza si è svolta una protesta fuori dalla procura aretina con una cinquantina di risparmiatori che hanno ancora una volta sottolineato che semplicemente rivogliono indietro i loro soldi. Ci hanno fregato dei soldi risparmiati con sacrificio. E in 448 ce l'hanno fatti fuori. Discutono di questo stato di insolvenza della banca, per cui è meglio farsi vedere qui che, no, che ci siamo tutti uniti, perché tanto se si porta avanti la battaglia la portiamo avanti tutti uniti, non è a sperare su cose che vengono dal cielo, piccoli contentini che vengono dati così. Da oggi insomma si vede quale strada verrà presa, perché se verrà dichiarato lo stato di insolvenza da parte della Banca Etruria si potranno aprire anche indagini appunto su Banca Italia e poi sui responsabili dei commissari, perché anche loro hanno delle responsabilità, quindi sicuramente sarà importante vedere quello che verrà deciso. Siamo venuti a far vedere che ai giudici e al procuratore che noi non siamo dei numeri ma siamo delle persone, e spesso loro hanno a che fare con dei numeri e invece devono avere a che fare con delle persone in carne ed ossa e soprattutto dei piccoli risparmiatori.